Ed eccoci qui nell'orto a dare la mazzata finale a un'annata già disgraziata. Peronospora a più non posso, marciume apicale e sono riuscito a tenere a bada, ma adesso sono arrivate loro, sono arrivate le cimici. Avevamo un prodotto noi fino a 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, che era il piretro, quelle le sterminava con un passaggio, si risolvevano tutti i problemi. Lo hanno tolto, ora bisogna avere il patentino, quindi ora diventa veramente difficile. Proverò l'olio di neem, il sapone molle potassico, ma non mi illudo di avere grossi risultati perché sono veramente insetti dannosi e si riproducono velocemente. Insomma, è un disastro, ragazzi, un disastro. Dai, ci vediamo dopo la sigla e vediamo cosa riusciamo a fare. Ecco, avete visto, la situazione è abbastanza tragica. Quel che resta dei miei pomodori a loro non glielo voglio dare, quindi io potrei benissimo estirparli tutti, perché ormai la mia stagione dei pomodori è finita, quest'anno è andata così purtroppo. Però non gli voglio dare la soddisfazione di mangiarmi quei pochi pomodori rimasti, non gliela do questa soddisfazione e comunque, a parte gli scherzi, voglio abbattere il più possibile la possibilità di riproduzione, quindi devo fare qualcosa. Allora ho letto, ho studiato molto, ho seguito molti consigli che mi avete dato voi nello shorts sulle cimici e di questo io vi ringrazio, perché poi ho messo insieme un po' di tasselli, ho continuato a leggere e a guardare quello che facevano altre persone, quindi alla fine sono arrivato a questa conclusione: zeolite, olio di neem e sapone molle potassico. Allora, questi due sappiamo già che lavorano bene insieme, 5 ml litro, 7 ml litro, sappiamo già che insieme fanno il loro lavoro. Se poi aggiungiamo lo zeolite, e la si può aggiungere perché è un componente che lavora bene insieme agli altri, si potenziano le caratteristiche di ognuno di questi componenti. Quindi, nel mio caso, che ho la peronospora che si sta mangiando pure i tralicci, tenete conto che l'olio di neem è anche un buon antifungino, quindi unisco le caratteristiche della zeolite che assorbe l'umidità, unisco questo antifungino che è l'olio di neem ovviamente e potenzio il tutto, soprattutto per quanto riguarda le cimici, col sapone molle potassico. Il problema qual è? È che bisogna colpirli gli insetti, quindi darò una buona dose di miscela questa sera, cercherò di irrorare il più possibile le piante e se non basta la settimana prossima farò un altro trattamento. Io sono convinto che col piretro andavamo meglio, un trattamento massimo due avevamo risolto i problemi, ma va bene, ci dobbiamo fare piacere ciò che ci lasciano utilizzare. Allora abbiamo detto olio di neem 7 ml litro, potrei utilizzare anche 7 grammi litro per quanto riguarda zeolite, ma ci vado un po' più pesante, ne metto 10. Tanto i miei pomodori peggio di così non possono andare, quindi. Allora, qui abbiamo il comodo misurino, ho 10 litri di acqua, quindi 70 litri. Allora, scusate, metto gli occhiali. Dopo una certa età si fatica a leggere da vicino, ma si capiscono le persone da lontano, quindi si perde da una parte e si guadagna dall'altra. Quindi, se avete qualche anno anche voi, capirete che ho ragione. Allora, abbiamo detto 70 millilitri, eccoli qua. Per curiosità ve lo peso, così abbiamo un rapporto tra millilitri e grammi. Vi può venire utile se non avete il misurino. Ecco, 70 millilitri sono circa 60 grammi. Adesso grammo più, grammo meno. Questa è la proporzione. Sapone molle potassico 5 millilitri litro. Mi raccomando, leggete sempre le istruzioni sulla vostra confezione perché potrebbero variare. Questa mi è appena arrivata, la apro qui davanti a voi. Niente, non ho il misurino qui, utilizzerò questo, quindi 50 millilitri. Benissimo, visto che faccio parte della categoria dei piccoli risparmiatori, ho acquistato questo perché al momento era quello che costava meno. Vi lascio il link in descrizione, se poi dovesse interessarvi andatevelo a vedere, magari anche quando interessa a voi è quello che costa meno. Poi abbiamo 10 grammi litro di zeolite, quindi sono 10 litri, quindi 100 grammi di zeolite. Ora è importante miscelare il tutto, non solo così, altrimenti la zeolite va al fondo e poi ce le troviamo in fondo alla pompa, ma dentro una tanica con una parte dei 10 litri d'acqua. Vedete se si miscela male cosa succede? Ecco, ora si miscela bene bene bene, poi aspettiamo una mezz'oretta, cala il sole, andiamo nell'orto. Ok, ci vediamo nell'orto. Eccoci qua in quello che rimane del mio orto. Quest'anno, signori, l'orto peggiore degli ultimi forse 6-7 anni. Vabbè, non può andare sempre bene. Allora, cominciamo dalle zucchine.
Quest'anno le zucchine mi hanno dato soddisfazione, non ho avuto idio, o ancora meno non ce l'ho, arriverà anche quello, però al momento non ce l'ho. Ho una buona produzione. Che disastro. Cerco di non colpire i fiori, perché sennò li imbratto, è quello che può servire. Ok, vado avanti dei solo, tanto c'è poco da vedere. Attendo 24-48 ore e poi faccio di nuovo l'analisi delle cimici. Vediamo se ne vedo di meno, insomma, e a quel punto chiuderò il video. Allora, vedete, io amo tutti gli esseri viventi, tutti tranne, eccolo. E morirai sì o no? Mamma mia, che insetto inutile. Io ancora l'utilità per questo insetto mica l'ho capito qual è. Già fanno schifo queste piante, ma poi ci si mettono pure questi. Ah, devo salvare il salvabile. Che disastro. Allora, sono passati 4-5 giorni da quando ho fatto il trattamento. Non ha piovuto nel frattempo, ma c'è un'umidità impressionante. Sto controllando adesso proprio in diretta con voi se ci sono cimici. Da altre parti, in altri filari, ho trovato 2-3 esemplari molto piccoli, proprio sono i nuovi nati. Parlo di neanidi. Qui, ora, al momento niente, mi sposto sulla pianta che è questa, che era quella più colpita, che era anche la più bella che avevo. Guardiamo proprio insieme in diretta. Allora, io qui non ne vedo. Allora, non mi illudo di aver vinto la guerra, perché quelle sono maledette. Io penso che entro 2-3 giorni, quindi a distanza di 7 giorni dal primo trattamento, farò il secondo. Vi ricordo che ho usato zeolite, olio di neem e sapone molle potassico. È una combinazione che non ho mai utilizzato prima, è la prima volta. Su vostro consiglio, un paio di lettori me l'hanno consigliata e ho ringraziato e ho seguito il consiglio subito. Non ne vedo. Faccio il giro del filare. Questa è la cimice carabiniere, si chiama, la cimice assassina, e non è assolutamente nociva. Ovviamente se viene colpita dall'intruglio muore anche lei, ma non è quello l'oggetto del mio trattamento. Eccola qua, eccola qui, dai dai, vedete che l'ho trovata una? Sono contro luce, due. Allora anticipo il trattamento a domani sera. Va molto meglio rispetto a prima, qui ne avrò avute un centinaio. Ora ne ho trovate due, un po' più grandi. Segno che non le ho colpite, quindi hanno continuato a crescere. Va bene, dai, ora so che devo fare. Tiro le somme brevemente, non vi tedio oltre. Il trattamento mi è piaciuto molto, vedo i primi risultati. Non siamo ai livelli del piretro, io ve lo dico sempre, però questo è completamente naturale. Quindi continuo i test e vedo un po' come va nelle prossime settimane. Nel frattempo chiudo il video, vi ringrazio, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Vi auguro una buona giornata.